Ciao ragazzi, sono Sara Vecchi e sono Grand Master of Honor della FIA Academy. Oggi commenteremo insieme un trattamento di microblading da me eseguito. Vi spiegherò passo dopo passo tutto il procedimento e vi svelerò anche qualche piccolo trucchetto per lavorare in modo veloce, pulito e preciso. Andiamo! Prima cosa che andiamo a fare è struccare la cliente. Lo faccio con le salviette Make Up Remover, queste rose nere. Vado a pulire bene le sopracciglia, la fronte, le palpebre, la tempia. Quindi vado a struccare bene e a detergere tutta la parte che andrò a toccare. Lo faccio anche se la cliente vi dice che non è truccata. Dopodiché vado a disinfettare la parte e lo faccio con queste salviette che sono le salviette Asept disinfettanti che vanno anche a sgrassare la pelle in modo poi che la matita disegni meglio. E a questo punto la passo esattamente dove ho già passato l'altra salvietta, controlliamo se ci sono nei o macchie fra le sopracciglia e in modo da tenerne conto poi quando vado a fare il lavoro e la forma. Poi iniziamo con la forma, trovo il centro degli occhi pizzicando sul setto nasale dove riflette la luce, quello è il centro. Poi vado a misurare la distanza che intercorre fra gli occhi della cliente e inserendo la quarta punta del compasso in proporzione ai suoi occhi troverò la distanza delle sopracciglia, la corretta distanza delle sopracciglia. Mi vado a segnare appunto l'inizio, punto 1. Dopo aver marcato l'inizio, vado a trovare l'arcata inferiore. Qui dobbiamo ascoltare l'osso della cliente, seguire la sua morfologia, posizionando il mignolo sempre nell'incavo dell'osso orbicolare e vado a tracciarmi il punto 4. Anche per l'arcata superiore vado a seguire il suo osso, posizionando la matita sulla sua parte superiore e poi il punto 3, fine del naso, fine dell'occhio, fine della sopracciglia. Quella è la fine appunto del sopracciglio. Ora misuro la lunghezza della sopracciglia della cliente e in proporzione aurea vado a cercare il mio apice, quindi il punto più alto delle sopracciglia. Giro il compasso per segnarmi anche in proporzione il punto 5. A questo punto vado a riportare tutte le misure dall'altra parte. Le due arcate me le ritrovo anche qui ascoltando sempre l'osso della cliente, rispettando il pelo naturale per non ingrandire e non togliere troppo. Quindi cerchiamo di fare il minor stravolgimento possibile. Adesso mi vado a rimarcare il punto 3, la fine delle sopracciglia, e a questo punto, senza riprendere tutte le misure anche dall'altra parte, vado a riportarmi i punti, a trasferire le varie lunghezze da una sopracciglia all'altra. In questo modo possiamo essere più precise e anche più veloci nel progetto. E piccoli errori magari che ci possono essere, in questo modo vengono messi subito in risalto e possono essere corretti. Ora mi riporto il punto 2, giro il compasso e lo riporto dall'altra parte. Mi segno sempre all'esterno del compasso. Punto 2 e poi anche punto 5. Giro il compasso e nella parte esterna della punta mi segno il punto 5. A questo punto devo unire tutti i punti. A questo punto la sopracciglia comincia a salire, quindi la linea inferiore comincia a stringersi, sale, sale fino al punto 6 e dal 3, seguendo sempre la morfologia della cliente, mi vado ad unire proprio lì dove c'è il punto più alto della riga inferiore. Passo alla parte superiore, dal punto 2 fino al punto 1. Traccio una linea che deve essere dritta o leggermente concava. Sto
arrotondo l'angolino iniziale in modo da dare una forma più morbida alla cliente, in modo che quando si specchia ha un impatto inferiore. Faccio tutto dall'altra parte. Quando mi tiro questa linea nell'arcata inferiore, è importante tirare bene la pelle e alzarla un po', in modo da ascoltare sempre l'osso e il canale che si trova in quel punto, e poi vado ad unire anche dall'altra parte. Anche qui stondo, è importante fare delle linee molto sottili, perché in questo modo la cliente ha un impatto minore e io potrò essere anche più precisa durante il lavoro. Adesso facciamo la foto con la FIAP, che ci consente di vedere le simmetrie. Quindi posizioniamo la riga rossa sul centro, la riga bianca sulle rime ciliari, e con i cerchietti laterali posso mettere in linea la foto, in modo, ecco, quando la foto è dritta. Adesso posso considerare i miei punti per vedere se li ho fatti simmetrici. Una riga la metto sui punti 4, una riga sui punti 2, una riga sui punti 1 e 6. Le righe verticali si muovono in contemporanea per andare a misurare anche qui le varie lunghezze, se sono prese nel modo corretto. Una volta aver fatto la forma, procedo con l'epilazione con la pinzetta dei peli in eccesso. Ricordiamo sempre, appunto, di togliere il meno possibile. Andiamo però ad eliminare quei pelini che escono fuori dalla forma. Possiamo fare questo procedimento sia con le pinzette o con il filo, non con altri metodi. Iniziamo il procedimento di microblading. Facciamo i primi peli della testa seguendo il verso naturale dei peli, usando poco pigmento. Molto importante tenere sempre la lama pulita ed usare pochissimo colore. Vado avanti con i peli della testa lì dove ancora vanno verso l'alto. A questo punto abbiamo il transfer, i peli naturali cominciano a girare, a cambiare il loro verso di crescita, quindi comincio a ruotare anch'io. Facciamo i tratti superiori cercando di seguire sempre il verso del pelo naturale. In questo caso faremo una spine 6, perché tutti i peli sulla coda vanno verso il basso. Adesso facciamo i tratti inferiori. Io mi disegno prima tutto lo scheletro, quindi senza fare i tratti intermedi mi traccio tutto lo scheletro, dopodiché posso andare ad eliminare la forma facendo il brush. In questo modo i canali, anche se sono stati fatti con poco colore, si riempono e li posso vedere meglio. Come vedete sono ben visibili e ho tutto lo scheletro, la forma diciamo che non serve più. Vado ad inserire a questo punto tutti i tratti in mezzo per dare più volume nella testa. Adesso inseriamo i tratti inferiori intermedi. Dove c'è mancanza di pelo naturale possiamo inserire più tratti, in questo modo si crea più volume lì dove non c'è il pelo naturale. Dove invece è presente più pelo naturale andiamo a fare dei tratti anche più distanti. Inseriamo i tratti superiori in mezzo per andare a creare delle connessioni e a chiudere tutta la coda fino sul punto 6. La coda si deve chiudere in modo dolce, garbato. Andiamo a pulire la parte e procedo con l'altra sopracciglia. Anche qui è importante fare le due teste con la stessa angolazione dei tratti, quindi quando vi posizionate il tool in modo da poter rispettare quello che avete fatto dall'altra parte. Adesso facciamo il transfer T2, T1, T3 pelo ponte, primi tratti superiori, e vado poi nella parte inferiore. Faccio anche qui tutti i tratti dello scheletro. È importante lavorare in modo pulito, con pochissimo colore e cercando di essere più veloci possibili, anche per non far sentire troppo dolore alla cliente. Adesso faccio i tratti
superiori, la pressione sulla coda è inferiore rispetto alla testa perché la pelle è più sottile, quindi dobbiamo calibrare la pressione in base al punto in cui ci troviamo della sopracciglia. Sulla testa potrò fare un po' più di pressione, sulla coda andrò ad essere più leggera. Il punto indicativo che stiamo facendo la giusta pressione e siamo nel giusto strato di pelle è proprio questo sangue a puntini. Quando vediamo sangue a puntini vuol dire che stiamo lavorando nel giusto strato di pelle. Invece se vediamo troppo sangue, allora siamo troppo in profondità, vuol dire che stiamo spingendo troppo. Se non vedo sangue, sono troppo in superficie e quindi sarà difficile poi riprendere quel canale sia per il ripasso, ma poi sarà ancora più difficile avere un buon guarito. Adesso vado a inserire i tratti inferiori in mezzo. Qui lei ha più pelo, quindi rispetto all'altra sopracciglia, quindi andrò a fare meno tratti così da calibrare le intensità. Faccio il brush, molto importante tirare bene la pelle e spazzolare il pigmento all'interno dei canali. A questo punto procediamo con il ripasso. Io inizio dalla coda, qui, ma si può iniziare anche dalla testa, infatti dopo vi farò vedere iniziando dalla testa. Il movimento che vado a fare in questo lavoro è il movimento di avanti e indietro. Quando si fa questo movimento è importante essere molto leggeri e non appena vediamo che la lama si incastra dobbiamo fermarci subito perché vuol dire che stiamo spingendo troppo. Con il movimento avanti e indietro i canali si riempono più velocemente, più facilmente, possiamo fare anche solo un ripasso, quindi riusciamo a essere molto più veloci. Con il movimento invece classico, andante, soltanto in avanti, anche in quel modo si riempono bene i canali, però probabilmente occorrerà fare un passaggio in più. Quando ripassiamo i peli inferiori, un consiglio che vi posso dare è tirare bene la pelle e alzarla in modo da passare quel punto in cui si trova l'osso e lavorare su, diciamo, con la pelle sulla fronte, in modo che lì la superficie sia piatta e riusciamo ad essere più precisi. Per quanto riguarda la testa, possiamo fare il movimento sia dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'alto. Adesso vado a ripassare solo quei tratti che mi sono accorta che siano ancora troppo chiari. Ogni canale deve diventare doppio più scuro, doppio più spesso del pelo naturale e devono essere tutti della stessa intensità. Dopodiché posso fare il brush, la maschera la posso lasciare anche in posa mentre lavoro l'altra sopracciglia. Vado a lavorare sempre uno step a destra e uno step a sinistra, quindi faccio primo passaggi, poi secondi passaggi e poi la maschera finale su entrambe le sopracciglia. Qui sto ripassando la parte superiore, adesso siamo passati all'altro sopracciglio. Come vedete il lavoro è molto veloce se viene fatto nel giusto modo. Qui sono sulla coda, ho iniziato dalla testa in questo caso per farvi vedere che si può fare in entrambi i casi, ma io quando lavoro mi trovo comoda a iniziare dalla coda, inizio sempre dalla coda. Adesso vado a ripassare i tratti che trovo più chiari. Ecco, quello che vi dicevo prima, tirare bene la pelle nelle tre direzioni, pollice, indice e il mignolo, devono tirare nelle tre direzioni opposte e la pelle deve essere tesa come una tela di un quadro, non si deve muovere. Se la pelle si muove è molto facile che andate fuori dal canale e potete fare un doppio pelo o più doppi peli. Per lavorare la parte inferiore, alzando la pelle sopra, scavallando l'osso, andiamo a posizionarci qui dove la superficie è piatta, come vi spiegavo prima. In questo modo riusciamo ad essere più precise ed è anche più facile. Qui adesso stiamo ripassando i pelini più piccoli. Potete spostare il pelo naturale con la lama. A questo punto faccio la maschera finale e la lascio in posa anche 15-20 minuti. In questa posa spiego alla cliente il post trattamento, le offro un caffè e dopodiché pulisco tutto quanto e il trattamento è terminato.
Bene ragazze, grazie per l'attenzione, spero che il commento vi sia piaciuto, spero che i miei consigli siano stati utili, metteteli in pratica e poi fatemi sapere. Un ultimo consiglio, ancora prima di lasciarvi, per rispondere a una delle domande più frequenti che mi fanno, Master, ma io come faccio a migliorare? Come posso diventare più brava? L'unico modo per migliorare è fare tanta esperienza e fare tanta pratica e tanto allenamento sulla pelle sintetica. Non sottovalutate questo aspetto, perché spesso dopo la certificazione si abbandona la pelle sintetica, ma in questo modo la mano non potrà mai diventare ancora più sicura e c'è sempre margine di miglioramento. Anche io, quando sto ferma che non lavoro e tutti i giorni faccio un po' di pelle sintetica e anche voi lo dovete fare. Questo è l'unico modo per migliorare, per diventare sempre più brave.